Buongiorno a tutti da Tullio Trapasso, cravatta rossa, stiamo avvicinando la data del Natale e noi siamo qui a far vedere una nuova triste pagina della Milano pluripremiata dal Sole 24 Ore e dai suoi amici. Questa è Milano, siamo nel municipio 7, siamo a Baggio, siamo con Aurelio Miranda che tra un pochino vedrete e siamo dentro la scuola di via Val Cannopina, via Cabella. La conoscete tutti, questa struttura abbandonata da tantissimo tempo, piena di sporco, di degrado. E andiamo a vedere qui dove nessuno dovrebbe essere mai giunto prima, invece cosa succede. Come sempre in questo periodo le temperature sono sotto zero e quindi la gente cerca di ripararsi come può in vari posti. E eccoci qua, guardate qui, fai vedere Dani, questo è un pernotto, i signori che erano qui sono già andati via. Ci hanno fatto sapere che loro gradirebbero un'altra collocazione, sicuramente non stare qui, ma piuttosto che morire di freddo su una panchina, come è capitato a tanti italiani e qualche straniero, hanno deciso di occuparsi questa sede. Come vedete ci sono le scarpe, tutto il vestiario che non serve, le scatolette di tonno. E noi ci chiediamo sempre una cosa, vero Aurelio, in questi casi? Ma il servizio che predispone il Comune di Milano con Maiorino, piano freddo, come mai questi signori a piano freddo non hanno aderito? Ah, questi sono dei signori che non hanno evidentemente diritto al piano freddo, però hanno il diritto di poter occupare una struttura che potrebbe essere usata e gestita in modo migliore, anche da varie associazioni per aiutare qualcuno. Assolutamente sì, avete visto qualche settimana fa quando abbiamo parlato durante una trasmissione delle varie associazioni che fanno del bene tutto l'anno, non sono premiate dal Comune di Milano e purtroppo non hanno una sede, o se ce l'hanno la pagano a caro prezzo e dovendo spendere quei soldi per il fitto non possono spendere questi soldi per aiutare il prossimo. Comunque andiamo avanti, guardiamoci un altro pernotto che c'è in questa situazione. Come vedete la Caritas fornisce un sacco di vestiario, coperte, infatti vedete le coperte non mancano mica. Adesso non so se le pensionate al minimo hanno tutti questi diritti che hanno queste persone, comunque, ma questa guardate che carina, un matrimoniale col tappeto, scusate che ingombro lo spazio, abbiamo anche il posacenere. Daniele, possiamo dire che a differenza del solito questo ambiente è profumato? Sì, decisamente. Guardate, non sto vomitando, non mi sto mettendo la mano davanti, diamo un'occhiata come sempre ai cassetti, infatti notiamo che ci sono diversi deodoranti. Caro Aurelio, stavo dicendo ai nostri amici che ci seguono in diretta che a differenza del solito questo ambiente è pure profumato. Esattamente, esattamente. Quindi sono persone che diciamo, vieni, fai vedere dentro cosa c'è. Sono persone che sicuramente andrebbero, se devono stare in Italia, sistemate meglio, non così. Va bene. Adesso il nostro Daniele lo mandiamo a fare una panoramica di tutto il restante perché dobbiamo finire di fare il nostro monitoraggio e quindi poi presentarlo prossimamente al Comune, visto che è la nostra mission. E un saluto a tutti. Ed eccoci il comitato anti-racket, si tira in corso, Tullio Trapasso. Siamo qui con Aurelio Miranda, Daniele Menti, Paolo Rosconi che fa le immagini, siamo in via Val Cannopina, via Cabello, una scuola abbandonata da diverso tempo nel municipio 7, purtroppo forse quelli del Sole 24 Ore. Ed eccoci, sono Tullio Trapasso, siamo sempre nella scuola di via Cabello, municipio 7, dopo aver visto le stanze nei locali di servizio fuori, abbiamo scoperto anche un ingresso addirittura nella struttura vera e propria, quindi quella che doveva essere molto probabilmente la palestra. Guardate qui, questi sono i locali di servizio credo della palestra. Andiamo con calma, facciamo vedere un attimino cosa c'è. Zaini, Isoform, sale grosso marino. Siamo sempre con Daniele Menti sulla live e Paolo Rusconi, nostro fido cameraman, che poi vi faremo, che dopo vi farà vedere le immagini integrali del video giovedì sui nostri canali City Report, Tullio Trapasso e Comitato Antiracket. Tu guarda tutte le stanze, così vi facciamo vedere un attimino cosa c'è.
Questa è un po' buia. Del bagno. C'è una confezione di hamburger. Qui le stanze sono veramente tante, anche perché si va anche al piano di sopra. Dream Cost Notting, sono passati un po' di graffitari, che dici, Dani? Ma non è difficile, avendo questi ampi ingressi, avendo questi ampi buchi, e che la gente viene qui per fare i graffiti, non lo so. Ristorante di pesce, Emanuele Zucca, spacciatore da sempre. Questo lo ricordiamo, speriamo che abbia la questura. Qui potete vedere le coperte di un altro pernotto, questo molto movimentato da Campo Vegliano, e tutti questi carri a terra svuotati. Sì, sì. Ci stanno a indicare che qualcuno si è portato via rame e dopo ci ha lasciato le calze, perché ci sono le calzette. Troviamo dei piccioni morti e tantissimi altri graffiti, tra cui questo che mi pare essere un angelo. Forse è la cosa più gradevole che abbiamo trovato qua dentro. Pensate, amici che ci seguite, che differenza da questo posto a quegli due scantinati che sono a 20 metri nella stessa struttura. Quello che dico sempre io, sono le persone che fanno i luoghi, non sono i luoghi che fanno le persone. E questo è l'ingresso che abbiamo utilizzato, ma ce ne sono altri. Come vedete è stato scardinato tutto il metallo, è stata levata la rete e direi che possiamo anche fermarci, perché non trovo luce per salire e quindi dobbiamo aspettare che arrivino le luci. Abbiamo fatto una rapida live giusto per farvi capire anche chi ci segue dove siamo finiti oggi. Vi ricordo il municipio 7, la scuola chiusa di Via Cabella, Val Cannovina. Un saluto a tutti, Tullio Trapasso, se ti report il comitato anti-racket e andiamo avanti. Ed eccoci. Siamo dentro la struttura dell'ex scuola, che dovrebbe essere vuota, in sicurezza, eccetera, nel municipio 7, via Cabella, via Val Cannovina. Vieni che facciamo una panoramica qui, facciamo vedere a che altezza siamo, perché siccome qualcuno mi aveva detto che le uniche occupazioni che c'erano, molti cittadini li vedevano tutti nei piani sotterranei, invece vi facciamo vedere che c'è molta vita anche nei piani alti. Siamo qui con Aurelio Miranda. Buongiorno. Cittadino impegnato del municipio 7. Allora sei a casa tua? Sono a casa mia, purtroppo sono a casa mia. Vabbè, per chi mi conosce, per chi non mi conosce, io sono Aurelio Miranda, cerco di contribuire il più possibile nel municipio dove vivo io con la mia famiglia, i miei bambini e mia moglie, e rimango allibito nel vedere una scuola statale, una struttura statale pagata con le nostre tasse ridotta in questa maniera. Quindi di questo ovviamente ringraziamo il pluripremiato Comune di Milano con Beppe Sala, sì, esatto. E la sua emissione, esatto, editoriale Il Sole 24 Ore. Li ringraziamo perché ovviamente ecco la Milano perfetta che è stata premiata. Ma loro parlavano solo della prima cerchia di Navigli. Ah, ok, quindi non era compresa la periferia di Milano. No, no, no. Essendo cittadini di Milano, noi siamo questo è fuori dai confini dell'impero, è un'altra cosa. Esattamente, esattamente. Abbiamo una giunta municipale di centrodestra qui che sono sicuro che interverrà quanto prima, o sbaglio, Tullio? Beh, sicuramente quello che gli stiamo facendo vedere è una segnalazione, un suggerimento, esatto, che noi da cittadini impegnati, adesso Aurelio nel comune, io con le TV per il monitoraggio di tutte le strutture abbandonate, facciamo volentieri. Sappiamo, certo, che sicuramente ci metteranno impegno per una messa in sicurezza migliore, anche perché non sono quattro persone che dormono negli scantinati sotto, che sono anche abbastanza puliti e regolari. I preoccupanti sono quelli che stanno da questa parte, quelli che hanno sfondato le griglie d'ingresso, le lamiere d'ingresso, e che quindi sono predisposti anche a commettere i crimini. Facciamo, esatto, vedere un po' la panoramica. Siamo all'ultimo piano, questo dovrebbe essere la palestra. Se vuoi far vedere qui, guarda, qui c'è un bellissimo panorama. Terza. Di fronte c'è l'altra struttura scolastica. Avvicinati, andiamo a vedere. No, eviterei perché non è molto stabile. 120 kg li avete benissimo fino adesso. Ok. Qui. Questa è l'altra scuola. Guardate dove siamo noi. Quella è la chiesa.
in col campanile che funziona, giochini dei bambini, quindi si capisce che è una scuola dove ci sono dei bambini. Direi che questo denota proprio il fatto che le proprietà del comune abbandonate ogni riqualificazione non sono controllate per niente. Vediamo cosa c'è qui. Oh, è passato qualche amico della nostra giunta, vedo una stella rossa qui, ribelli e zapatisti. Complimenti. E vabbè, che dobbiamo fare? Cerchiamo un consenso qui dentro. Ma forse è stato un po' di soldi, ipoteticamente diciamo che poteva essere proprio così. I nuovi cittadini che non sono stati preparati a una vita civile, non gli è stata data nessuna garanzia di poter lavorare, quindi vivere pagando le tasse, rispettando le regole, ricordiamocelo sempre. Non do il male ai cittadini extracomunitari che vengono qui in Italia. Il business dell'accoglienza ha permesso anche a criminali nel loro paese di arrivare qui, ripulirsi dalle pene che avevano nel loro paese, essendo latitanti, e combinare qui quello che stanno combinando. Chi vive qua, anche se extracomunitario, paga le tasse, rispetta le nostre usanze, per carità, è il benvenuto, eh? È incredibile. Sì. Va bene, Aurelio, se vuoi scendere magari al piano di sotto, io mi fermo un attimino qui a finire un'intervista. Porca miseria. Ci vediamo al piano di sotto. Dani, segui pure Aurelio, che tanto abbiamo già comunicato tutto. Più che altro ci sta aspettando Vladimiro, che ha già fatto squillare tutti i telefoni. Non so dove sia Vladi. Perché evidentemente vuole uscire per ragioni di sicurezza. Guardate questo piccione che porta malattie. Lo so. Sono già all'arco. No, era di là l'uscita. No, è giusto di qui. Giù. Sì, è giusto giù. Non scendere ancora un piano. Io direi che potrei anche staccare, perché ora arriva il buio e al buio ti devi non abbiamo più le torce. Non abbiamo la torcia, no. Quindi chiudiamo e salutiamo. Sì. Arrivederci a tutti. Continua ovviamente la nostra perlustrazione e ci vediamo tra poco. Ed eccoci, stiamo entrando in una stanza. Guardiamo un po' cosa c'è. Guardate il vago che troviamo in questo posto. Questo è molto diverso da dove eravamo stati prima, è pieno di bottiglie di alcolici, come potete vedere, un portafogli. E sicuramente queste persone non vivono alla stessa maniera come vivono gli altri. Troviamo anche una bottiglia di Bombay, si trattano molto bene. Bottiglie di plastica. Questa roba qui, ci guardiamo di un attimo. Vediamo cosa c'è. Vieni qua. Cosa ci fa sta cosa qua? Va bene, io direi, ragazzi, nel dubbio noi facciamo vedere quello che abbiamo trovato, avvisiamo le autorità di questo ritrovamento immediatamente appena usciamo da qui. E fermi tutti. Abbiamo le immagini, siamo con Aurelio Miranda e Daniele Menti, gliela lascio qui io però, non la porto. No, fermi, chiamiamo chi dobbiamo chiamare. La lasciamo qui. Cari amici, come vedete, City Report, ogni volta c'è una nuova scoperta. Dalla scuola di Via Cappella, Via Valcannupina, vi salutiamo, seguiteci e vi faremo avere aggiornamenti.